Buongiorno popolo rosso nero, buongiorno popolo del bandito, benvenuti alla rassegna stampa di martedì 5 di settembre. Ieri abbiamo estratto il vincitore dell'esperienza San Siro, quindi del secondo anello verde per Milan-Verona per quanto riguarda gli abbonati. Ora vi ricordo di iscrivervi al canale per partecipare alle estrazioni del 15 settembre per la maglia del nostro grande e immenso e meraviglioso Milan. Ovviamente mettete il like al video se vi va e l'iscrizione al canale, non siate pigri, è tutto gratuito. Allora, Gazzetta. Io direi che la Gazzetta, più che il titolo in sé, è da guardare com'è strutturata. Lo sappiamo, ce lo diciamo, però non smettono mai di darci conferme, no? Allora, è un derby che parte alla pari, non c'è, a parte nelle loro menti contorte, una nettamente più forte dell'altra o più favorita sull'altra. Però la Gazzetta come l'ha imposta la sua prima pagina? Basta guardarla, è l'occhio proprio che ti dice dove tira il vento, dove va la preferenza, su che cervelli deve lavorare l'impostazione della prima pagina. In teoria viene divisa su Lautaro, il derby sono io, e su Leao che viene definito l'altro 10. Già questo è indicativo, no? Allora, il derby sono io, l'altro 10. Ma anche nella rappresentazione visiva, anche nella rappresentazione visiva si vede questa predominanza tre quarti di nero-azzurro e il trafiletto basso di rosso-nero. È proprio, questa è, insomma, è spiccia, psicologia, insomma, è proprio... Sono proprio le immagini che devono catturare determinate e mandare determinati messaggi. Quindi è molto significativa, ecco, è di quello che ci aspetterà sicuramente nei prossimi 10 giorni, in attesa che finisca questa pesante sosta. Poi per chi come me non ha nessun interesse per quella che è la nazionale di calcio, è veramente una pesantezza inaudita, anche perché poi oggi, diciamo, è semplicemente una cosa di immagine, ma vediamo, vedrete, vedremo che nei prossimi giorni si andrà sempre a cercare di scovare qualcosa o di andare a sottolineare comunque come è stato fatto oggi, perché oggi è stato fatto visivamente, ma si cercherà di farlo in tutti i modi. Il Corriere dello Sport è già partito, il giornale di Occhio di Lince fa un titolone mega galattico, prendendo spunto da delle parole di Amsic, vorrei vedere se ha detto veramente questo, in cui mette a tutta pagina che l'anti-Napoli è l'Inter, punto esclamativo. Quindi, come dire, milanista, non conti nulla per noi, non esisti. Lo sappiamo che non esistiamo per il giornale di Cappelli Fluenti Ballando con le Stelle, lo sappiamo. Sinceramente ci fa neanche né caldo né freddo, cioè scivola proprio sui binari della nostra indifferenza senza creare alcun attrito. Quindi veramente non... È il segnale, no? È quello che ci diciamo spesso, è il discorso di chi gestisce, di chi manovra, di chi deve far passare determinati messaggi. Perché vedete, oramai è così, no? Se una cosa non esce sul giornale o non viene sottolineata da un giornale, non esiste. Cioè la reazione di Barella di cui abbiamo parlato ieri nel video, vi invito ad andare a rivederlo, il video in cui si vede chiaramente Barella fare quello che fa tutte le domeniche, non è una novità. Non è che è una cosa straordinaria che succede
è successa solo domenica. Per Barella è la normalità. L'aggressione all'arbitro, l'insulto all'arbitro, la protesta continua, reiterata, le sceneggiate. Ricordo io, mi è capitato ieri di vedere un video su Inter-Juve della passata stagione, in cui lui fa un pestone da rosso su Rabiot che è per terra, no? Gli fa un pestone da rosso e poi si rotola per terra cadendo come se avesse subito lui e fa una sceneggiata di quelle che ieri hanno bloccato tutti, ha messo i copyright a tutti per non far vedere la sceneggiata che ha fatto sull'intervento di Arthur, che poteva anche essere da espulsione, a me non interessa questo. Questo non toglie il fatto che quello che è successo dopo doveva portare all'espulsione di Lautaro, cioè di Barella. Cioè, mi sembra così evidente, così comunque. Capisco che a Narnia funzioni diversamente. A Narnia oramai c'è questa convinzione, ma proprio che deriva da questi titoli dei giornali. È troppo facile per loro, è troppo facile condizionare il cervello di chi legge, e quindi i messaggi che partono stamattina dai giornali sono sulla Gazzetta che c'è questo mondo nerazzurro che predomina e sotto questo, perché vedete, un conto è mettere il titolo in orizzontale. Metà Lautaro, metà Leao, dai l'idea della sfida armi pari, no? Invece se tu metti in alto predominante il nero-azzurro e sotto in un piccolo spazio il rosso-nero, fai passare un messaggio che mi sembra abbastanza chiaro. Il Corriere dello Sport, vabbè, non ha bisogno nemmeno perché lo fa proprio esplicitamente, i capelli fluenti è così, cosa dovete fare? Lui dà i voti a Ballando con le Stelle, quindi ha scelto, i suoi cavalli di battaglia sono il Napoli e i Nerazzurri, quindi ce lo fa sapere. Il problema non sono loro però, perché loro va bene, che subiscano pure questo lavaggio del cervello, li faccia sentire in un mondo di Narnia in cui sono più forti, in cui sono più belli, in cui sono più bravi. Non è un problema questo. Il problema siamo noi milanisti, perché noi possiamo chiedere alla nostra squadra di essere forti, di non avere complessi di inferiorità, di mettere in campo tutta quella che è la personalità del nostro Milan, della storia del nostro Milan rispetto alla storia infinitamente più piccola e meno vittoriosa di quelli là. Però se i primi non siamo noi tifosi, i primi a metterci personalità, a non avere complessi di inferiorità rispetto a loro, a questi qua. Perché ancora troppi milanisti vivono di questo complesso di inferiorità. Sono lì che quanto è forte Lautaro, su quanti ce ne daranno, di qua, di là. Insomma, non possiamo chiedere alla squadra di avere una personalità forte se il popolo che dovrebbe condurla, questa personalità forte, non ce l'ha. Per dire che loro sono, saranno e rimarranno per sempre inferiori a noi. Punto. Non vi fate passare neanche per l'anticamera del cervello che ci sia un momento della storia in cui loro hanno il predominio su di noi. Non lo avranno mai, ma per questioni insomma, di una storia che dura da oramai quasi 125 anni e che fa sì che loro siano la ruota di scorta di noi milanisti. Quindi la personalità innanzitutto dobbiamo trovarla nel popolo che deve spingere questi ragazzi alla vittoria nel derby del 16 settembre. Poi, se noi abbiamo questo, possiamo trascinare e spingere i nostri ragazzi, che sicuramente di personalità ne hanno. Basta guardare Loftus, basta guardare Reinders, basta guardare
e Pulisic, insomma, Leao, abbiamo i giocatori. Adesso dobbiamo trovare il popolo. Oggi pomeriggio, nel video di oggi, ci occupiamo del nostro centrocampo, di Loftus, di Reinders, perché insomma, bisogna parlare di questi ragazzi. A oggi pomeriggio, dal vostro bandito, Forza Milan sempre, se siete d'accordo, like al video e iscrizione. Ricordiamoci sempre che per spingere i nostri ragazzi, i primi a non dover avere complessi di inferiorità rispetto a quelli là, siamo noi. Forza Milan sempre.